Celebrazione di Santa Barbara con sorpresa oggi al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Cornier, ossia è stato inaugurato un nuovo mezzo. Sì, oggi è stata una bella giornata, abbiamo inaugurato il nuovo mezzo che finalmente dopo 2 anni riusciamo a metterlo in servizio. E sì, sono stato contento che sia arrivato il funzionario dal comando di Torino e tanta gente. Un mezzo moschivo e anche adatto per le strade strette dei comuni canavesi. Sì, è stato proprio fatto apposta per il nostro territorio montano e serve anche per incidenti stradali e per arrivare prima sul posto dell'intervento. Il territorio di competenza del Vigile del Fuoco di Cornier è ampio. Sì, il territorio è molto ampio, abbiamo 21 comuni di competenza e tutte le parti di seconda competenza che comprende Castellamonte e la parte di Rivarolo Canavese. Una cosa bella è la collaborazione che è iniziata quest'anno con gli altri distaccamenti di Castellamonte e di Rivarolo, in particolare di Castellamonte. Sì, in particolare con Castellamonte abbiamo fatto questa aggregazione che serve per garantire un po' più il soccorso tecnico urgente in entrambi i distaccamenti. Una bella festa oggi con autorità, sindaci, amministratori, volontari anche di altri distaccamenti e funzionari. Sì, sono stato molto contento, pensavo di vedere qualche sindaco in più, però ci sarà altri tempi per avere più autorità dei comuni di competenza. Sì, sono stato molto contento da parte del comando che abbiano mandato su il funzionario purtroppo di turno, però molto contento che il comando abbia aderito alla nostra festa. 2 anni per inaugurare mezzo nuovo, quali sono state le problematiche che avete dovuto affrontare? Ma le problematiche sono state innanzitutto, primis la pandemia ha causato anche dei problemi fra il comune che si è aggiudicato il bando regionale per ottenere i fondi necessari, il grosso dei fondi per ottenere questo automezzo e l'allestitore. Quindi successivamente superata questa fase qua bisogna mettere in regola tutte le procedure burocratiche per poi far immatricolare l'automezzo con la targa VF, quindi le problematiche sono più che altro burocratiche, documenti, non documenti. Se non ci fosse stata la pandemia probabilmente i tempi sarebbero stati più brevi, invece sovente abbiamo dovuto fare delle chiamate telefoniche o delle conferenze telefoniche, non potevamo trovarci direttamente a parlare come stiamo facendo adesso, che non ci sono più questi vincoli dovuti al problema del coronavirus, e quindi i ritardi sono stati dovuti più che altro a questa problematica qua. E quindi oggi abbiamo coronato un sogno che andava avanti già da un po' di tempo, dopo che avevamo già allestito la nuova PS, serviva un mezzo più piccolo che operasse sul territorio, che ci permettesse di operare in maniera più, a livello logistico fosse più facile transitare in certi tratti di strada o in certe zone di montagna o in certi centri storici. Però, torno a ripetere, i 2 anni già anche per la PS c'erano stati alcuni ritardi, più che altro sono le procedure burocratiche che richiedono del tempo da parte dell'allestitore, il comando con gli uffici competenti deve accettare i documenti devono essere attinenti ai protocolli ministeriali, quindi i ritardi sono dovuti a questo, più la pandemia che era in corso. Il distaccamento di Cornier nasce nel 1892, quindi ha una storia importante. I Vigili del Fuoco di Cornier sono presenti da oltre un secolo nel territorio e nel tempo ci siamo evoluti
Oggi siamo tutti contenti noi di Gel Fuoco di Pornier perché abbiamo una serie di ex colleghi oramai in pensione che sono venuti a trovarci. A Santa Barbara ci fa sempre piacere averli con noi, anche perché noi li invitiamo sovente, quindi la caserma è sempre aperta per tutti. Il distaccamento di Pornier ha come competenza 21 comuni, quindi abbiamo tutta la Valle Orco e tutta la Valle Sona. E come potete ben capire, il territorio è grande. Nel tempo ci siamo costruiti il nostro piccolo mondo di servizio e quindi siamo l'ultimo distaccamento, penso, in canavese, come attitudine. Ma nel tempo con i colleghi di Castellamonte e Rivarolo cerchiamo sempre di coprire tutto il territorio del competente. Ovviamente i permanenti di Ivrea sono la nostra forza, nel senso che loro ci supportano sempre negli interventi complessi e particolari. Abbiamo il caposquadra di Ivrea che è qui presente, quindi anche loro ovviamente sono per noi una forza fondamentale. In 21 comuni capite che soprattutto nel territorio montano abbiamo necessità di un'operatività importante e come adesso andrete a vedere il mezzo che abbiamo fuori che ci dovremmo inaugurare è un mezzo decisamente versatile per il territorio, quindi un mezzo veloce, è un mezzo che ci porterà a riuscire a dare un servizio sempre migliore per quanto riguarda sia gli incidenti stradali che i piccoli incendi. Io vorrei salutare tutti i colleghi presenti, quelli di pensione e quelli ancora operativi, ringrazio anch'io il funzionario comando provinciale di Torino che è sempre con noi e ci supporta in tutte le nostre necessità burocratiche e amministrative. Vi ringrazio tutti i sindaci, quelli presenti, anche quelli non presenti, perché comunque grazie a loro le nostre necessità arrivano sempre a fine. E poi vorrei ringraziare ovviamente Mauro Fava della regione. Che non temiamo noi nella testa.